Buonasera da Monteurano per il primo trofeo comune di Monteurano. Stiamo parlando dei ciclisti dilettanti Elite e Under 23, prova valida per l'assegnazione del campionato provinciale Elite e Under 23, gara valevole per il trofeo Cappello d'Oro, nono trofeo Ippolito Matricardi. Si ricordano anche le figure di Bruno Trotti, una figura molto importante per quanto riguarda il ciclismo monturanese, e anche quella del compianto Cesare Lattanzi, venuto a mancare pochi mesi fa. 170 corridori alla via, 26 i team rappresentati quest'oggi in questa gara organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclistica Monturanese, e con in testa Blandino Trottianesi, il sempreverde Blandino Trottianesi, che insieme all'amministrazione comunale, insieme al sindaco Moira Canigola e all'assessore allo sport Federico Giacomozzi ha voluto fortemente questa bellissima gara. Siamo alle fasi che precedono la partenza. Queste sono le due Miss Gloria e Arianna, inquadrate dalle nostre telecamere, che seguiranno la gara sulla macchina scoperta e che presenzieranno anche le premiazioni che si terranno alla fine. Veduta dall'alto di Monteurano, Monteurano sempre patria del ciclismo, oggi si corre sulla distanza di 134 km ondulati e di difficile interpretazione, con la partenza per quanto riguarda il primo tratto di 18 km da ripetere 6 volte, dai giardini pubblici, poi via Patrioti, via 18 settembre, via Adriatica, via Elpidense, Bivio Angeli, via Santa Caterina Faleriense, triangolo Campiglione, provinciale Fermana, via Incancellata, via Borgo Nuovo. Dicevamo 6 giri da 18 km. Intanto la birreria Pub Pizzeria a Monteurano, che è sede in cui ci sarà la ponzonatura e dove si stanno preparando anche naturalmente l'elenco dei partenti e tante altre cose inerenti a questa manifestazione, la birreria Pub Pizzeria via Patrioti 35 a Monteurano. Abbiamo detto del primo tratto del percorso, 18 km da ripetere 6 volte, poi l'ultimo giro di 20 km che è uguale a quello precedente. Al culmine della salita della provinciale 30 per Montegranaro, i corridori proseguiranno in discesa per la statale provinciale 30 per imboccare poi la salita conclusiva che li riporterà a Monteurano presso i giardini pubblici. Il direttore di corsa è Fabio De Carolis, il vice Pio Lattanzi, stanno firmando il foglio di partenza alle squadre. Questa è la Aran Cucine di Umbertone di Giuseppe, che vuole fare bene quest'oggi qui a Monteurano, dove abbiamo detto saranno 170 le squadre coinvolte, scusate, 170 i corridori coinvolti, 26 i team che saranno presenti. Questa è la Gragnano, anzi questa è la Palazzago che firma il foglio di partenza e poi si accomoda sul palco per la ripresa e le foto di rito insieme alle Miss Giorgia e Arianna, scusate, Gloria e Arianna. E stiamo naturalmente andando verso quella che sarà la partenza, dove verrà ricordata con un minuto di raccoglimento anche la figura di Cesare Lattanzi. Cesare Lattanzi, valido collaboratore di Blandino Trottianesi anche nella squadra quando c'era la triade Monturano Civitanova Cascinare, che purtroppo da quest'anno non c'è più. Questa è la Beius, la formazione campana, che sta per firmare il foglio di partenza, poi la Virtus Villa e poi via via tutte le altre squadre che andranno a caratterizzare questa bellissima manifestazione. Ricordiamo 134 km da percorrere in una Monturano vestita a festa. Ora è la volta dei calzatori ieri Montegranaro Marini Silvano. Dicevamo di una Monteurano vestita a festa, di una Monteurano che ha voluto fortemente questo appuntamento ciclistico, un appuntamento ciclistico che ogni anno viene condotto in primis da Blandino Trottianesi, con il valido apporto di Andrea Strada e di una intera cittadina, con in testa anche il sindaco Moira Canigola e l'assessore allo sport Federico Giacomozzi. Squadre che stanno dunque per terminare anche quello che è la firma del foglio di partenza, questo è il team Friuli. Tra poco vedremo dunque tutti coloro che hanno voglia di vincere qui a Monteurano in strada tra i
presenti anche il vincitore della passata edizione, che avrà il dorsale numero 1. Si tratta di Massimiliano Barbero Piantino, il corridore piemontese che lo scorso anno vinse proprio qui a Monte Urano e che quest'anno ha ottenuto un quarto posto nella Monaco Monte Carlo. Al via anche il secondo classificato della scorsa edizione, stiamo parlando di Alfio Locatelli della Viris Maserati, Viris che è venuta a Monte Urano per fare bene, Alfio Locatelli che conquistò anche il secondo posto nella gara di Monte San Pietrangeli ma che non riuscì a vestire la maglia finale del Giro del Fermano. Giro del Fermano quest'anno che purtroppo non c'è più, non ci sarà la solita rivincita quella di Monte San Pietrangeli, ma gli organizzatori con Giuseppe Matricardi in testa sono rimasti molto vicini a Monte Urano per quanto riguarda questo primo trofeo comune di Monte Urano. Siamo prossimi alla partenza della gara. 170 corridori, Lino Secchi, Adriano Spinozzi e Simone Gazzoli inquadrati dalle telecamere della nostra emittente. Ora dall'alto la piazza di Monte Urano, che sarà teatro anche della festa del patrono. Insomma, ci siamo per quanto riguarda una bellissima manifestazione ciclistica, 134 chilometri tutti d'un fiato, da vivere tutti d'un fiato, per una gara molto ambita da tutti i corridori che oggi sono in scena proprio in questa manifestazione. Siamo vicini alla partenza di questa bellissima gara, vediamo i corridori già schierati, le ultime raccomandazioni da parte del vice direttore di corsa Pio Lattanzi. Con tranquillità ci si porta avanti con il lavoro. Tra poco dunque andremo a scoprire quello che sarà la gara. Abbiamo visto l'inquadratura anche per il presidente giudice di gara delle Marche Emanuele Senzacqua, immagini dall'elicottero con Mauro Mancini per la partenza dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Cesare Lattanzi, inquadratura per il sindaco Moira Canigola e per l'assessore allo sport Federico Giacomozzi, corridori già pronti, tutti schierati per la partenza, 170 davvero un bel numero, questo per una Monturano, dicevamo, che ha fame di ciclismo, e vedremo quello che potrà regalarci la gara odierna che si corre in una giornata quasi estiva dopo le intemperie della scorsa settimana. Oggi qui a Monte Urano si può correre con più tranquillità rispetto alle gare che hanno caratterizzato lo scorso fine settimana. Siamo sul luogo di partenza, oramai tutto è pronto, bandierina scacchi abbassata da Moira Canigola dopo il minuto di raccoglimento in ricordo di Cesare Lattanzi, si muove il gruppo dei 170 corridori, 26 sono le formazioni che oggi andranno a caratterizzare questo primo trofeo comune di Monte Urano, corridori che si muovono. E dunque andiamo adesso a raccontarvi quella che è stata la gara per quanto riguarda una bellissima manifestazione, come belle sono anche le immagini dall'elicottero proposte da Mauro Mancini, che sta seguendo la prima parte della corsa con i corridori che stanno per raggiungere Sant'Elpidio a mare. Ancora immagini che arrivano dall'elicottero, i corridori che voltano. Tra poco ci sarà la rotonda e si girerà per Sant'Elpidio a mare. Siamo nella prima parte della gara. Avete visto la bandierina scacchi, era presente anche il consigliere regionale Francesco Giacinti, che ha abbassato insieme a Moira Canigola e a Federico Giacomozzi la bandierina scacchi, che ha dato il via a questo primo trofeo comune di Monte Urano, valevole per il trofeo Cappello d'Oro, nono trofeo Ippolito Matricardi, che mette in palio anche le maglie di campioni provinciali. È arrivato con le due maglie sia per gli Elite che per gli Under 23 anche il presidente provinciale Marco Lelli, che sta seguendo questa bellissima manifestazione. Telecamere che vanno a risalire il gruppo, non è impresa facile, le maglie dei calzatorieri Montegranaro, poi vediamo quelle della Beius, tornano le immagini dall'elicottero per uno scorcio di Monte Urano, vediamo il gruppo molto allungato in questa fase d'avvio della gara, si viaggia a forte andatura, segno evidente che c'è voglia da parte dei corridori di fare molto bene. Vediamo intanto che la nostra moto prova a risalire sulla testa della corsa, intanto c'è un tentativo d'attacco da parte di un corridore della Aran, si tratta di Emanuele Onesti che prova il primo attacco di giornata, su Onesti arrivano altri corridori, andiamo a vedere di chi si tratta.
arrivano i corridori della Gaian Plus, intanto le miss sull'auto guidata dal corridore professionista Paolo Totò di casa qui a Monteurano. Onesti ancora davanti, ma i metri sono davvero pochi di vantaggio rispetto al gruppo. Dorsale 22 per il portacolori della Aran Cucina, Emanuele Onesti. Arriva su Emanuele Onesti un altro corridore e poi provano ad attaccarsi proprio all'attaccante altri due corridori. Il 163 era Duranti della Viris Maserati. Provano ad arrivare altri corridori, questa è la prima fuga di giornata, siamo al chilometro 11, il gruppo però neutralizza immediatamente il tentativo portato da Muraro, Onesti, Duranti e Garbin, nulla da fare con il gruppo che torna subito compatto sotto la spinta della Palazzago. Il gruppo torna compatto, vediamo maglie della Aran, quelle della Palazzago in testa, poi vediamo anche quelle di Senigallia davanti. Quella del dorsale 55, l'inquadratura è per Mirko Veroni, team Cingolani Senigallia. Inizia intanto il secondo giro dopo il primo passaggio. Stiamo uscendo da Monteurano con il gruppo compatto al termine del primo giro. Vediamo se ci sarà qualche altro attacco dopo i primi iniziali. Gruppo molto allungato. Tra la testa e la coda ci sono circa 25-30 secondi e vediamo cosa succederà in questo tratto. Vediamo che le bellissime immagini anche dal basso del gruppo allungatissimo in questo tratto di strada. Davvero si sta correndo molto bene in una giornata veramente molto bella anche a livello atmosferico, con la voglia anche degli organizzatori di proporre un grande spettacolo. Il servizio radio informazioni è proposto dal team Capodarco con Simone Gazzoli e con Adriano Spinozzi, che ci stanno raccontando questa bellissima gara, questo primo trofeo comune di Monteurano, gara ciclistica per dilettanti Elite e Under 23, gruppo che adesso occupa tutta la sede stradale. C'è un piccolo rallentamento mentre vediamo che il gruppo prova adesso a rilanciare la propria azione, si è formato un piccolo drappello davanti di 14 unità, ma il gruppo è tutto allungato in questo secondo giro dopo i primi 18 km percorsi. Qualcuno prova a sfruttare qualche tentativo di fuga per potersi avvantaggiare rispetto agli altri. Il gruppo però rimane sempre compatto, l'inquadratura adesso per il dorsale 34, Nicola Campigli della ciclistica Malmantile, poi le maglie della Viris davanti. C'è un tentativo d'attacco in questo momento sulla salita, abbiamo detto un giro oramai super collaudato di 18 km, l'ultimo invece proporrà una nuova asperità, due corridori si avvantaggiano mentre stiamo per completare anche il secondo giro qui a Monteurano. Il gruppo praticamente è compatto, intanto al passaggio gruppo compatto, chilometri 36 percorsi, si avvantaggiano quattro corridori, attenzione, quattro corridori provano a prendere il largo, sono Capone, Lupini, Gomez, Verosa e Verona, questi corridori che provano a fuoriuscire dal gruppo in questo tentativo che considerare timido è un eufemismo. Gomez Urosa era il numero 214 del portacolori della Coppi Gazzara. Vediamo se i quattro riusciranno ad avere spazio da parte del gruppo. Capone, Lupini, poi abbiamo detto Verona e Gomez Verola, questi quattro uomini al comando. Vediamo con il dorsale 155, attenzione, fuga che è stata annullata, si forma un tandem al comando con Locatelli della Viris e Bernardini della ciclistica Malmantile, due uomini al comando. Alfio Locatelli è colui che lo scorso anno è giunto al secondo posto alle spalle di Massimo Barbero Piantino qui a Monteurano. Sui due arrivano anche Moschetti della Viris e Zandri della Palazzago, quattro uomini al comando adesso. Attenzione, il gruppo segnalato al chilometro 45 con un ritardo di 30 secondi. Dicevamo 30 secondi per il quartetto al comando, chilometro 45 di gara.
Locatelli della Viris, il numero 32 Bernardini della ciclistica Malmantile, il 157 Moschetti sempre della Viris e Zandri della Palazzago. Sono questi i quattro uomini al comando. A scandire il ritmo ora è Zandri, alle sue spalle vediamo il numero 32 Bernardini, poi Alfio Locatelli, secondo classificato, ripetiamo, lo scorso anno a Monte Urano, mentre si gira adesso proprio per tornare a Monturaro per finire il terzo giro e per iniziare il quarto con il quartetto al comando. Al passaggio andremo a vedere anche il vantaggio dei quattro al comando, adesso pilotati da Bernardini della ciclistica Malmantile, cambi regolari fino a questo momento. Tra poco andremo a salire verso Monturano per completare la terza tornata e per verificare il vantaggio di Locatelli della Viris, Bernardini ciclistica Malmantile, Moschetti della Viris e Zandri della Palazzago. I quattro al comando, ora rimane passivo ma solo per un momento Alfio Locatelli, ora si gira con al comando il 199 Zandri. Andiamo a chiudere adesso quella che è la terza tornata, terzo giro, dunque 54 km percorsi con quattro uomini al comando, Locatelli, Bernardini, Moschetti e Zandri. Attendiamo il gruppo per il rilevamento tempi, gruppo che è transitato sul traguardo con un ritardo di 50 secondi rispetto ai quattro uomini al comando. Siamo nel tratto che adesso è discesa, riporterà i corridori da Monte Urano verso Sant'Elpidio a mare, sempre con Locatelli, Bernardini, Moschetti e Zandri a comandare la gara. Vedremo se in questa tornata, in questo quarto giro, il gruppo riuscirà a limare parte dello svantaggio che ha accumulato, visto che al rilevamento, al passaggio, il plotone accusava un ritardo di 50 secondi rispetto ai quattro uomini al comando. Eccoli qui, quattro uomini al comando pilotati da Zandri, poi abbiamo visto Locatelli, poi Bernardini e Moschetti. Il gruppo si porta adesso a 30 secondi, attenzione, a 30 secondi dal plotone, dai quattro uomini al comando. Dunque gruppo che è in forte ripresa, attenzione qui in questa riduzione di carreggiata, gruppo che sta tornando sulla testa della corsa, dove rimangono sempre i quattro al comando, Locatelli, Bernardini, Moschetti e Zandri. Questo è il gruppo che viaggia davvero molto bene. Tra poco vedremo se il gruppo riuscirà ancora a limare parte dello svantaggio. Eccoli i quattro al comando, ora va a fare l'andatura Zandri della Palazzago su Bernardini della ciclistica Malmantile, poi ci sono i due della Viris Maserati, ovvero sia Locatelli e Moschetti. Eccoli inquadrati il quartetto al comando che sta viaggiando molto bene, cambi regolari, risaliamo ancora verso Monte Urano con i due della Viris che rimangono ancora una volta passivi quando ci avviciniamo al passaggio, e qui andremo a capire quale sarà la situazione della corsa quando il gruppo transiterà, mancheranno tre giri, quando transiterà la cresta della corsa mancheranno tre giri al termine, chilometri percorsi 72 di questo primo trofeo comune di Monte Urano. Ora è Zandri della Palazzago, arriva il cambio da parte degli uomini Viris e Maserati con Moschetti, Locatelli, mentre chiude il quartetto il numero 32 Bernardini della ciclistica Malmantile. Inquadratura per il tandem della Viris, ora è Alfio Locatelli che va davanti, saluta qualcuno. In questo momento il vantaggio del quartetto rispetto al gruppo inseguitore è di 30 secondi, ci avviciniamo al passaggio per la verifica, siamo vicini veramente con il passaggio alla verifica, transitano i quattro uomini al comando. Tra poco andremo a vedere anche il gruppo, ripetiamo: Locatelli, Viris Maserati, Bernardini ciclistica Malmantile, Moschetti, Viris Maserati e Zandri della team Palazzago. Al passaggio 30 secondi di vantaggio su una prima parte del gruppo per i quattro uomini al comando. È iniziato il quinto giro, ma da dietro inizia il gruppo, inizia veramente a pedalare molto forte, e quindi vedremo quello che potrà accadere in questa quinta tornata di questo primo trofeo comune di Monte Urano. Gruppo molto allungato, guidato dal team Palazzago che vuole ritornare sulla testa della corsa. Il gruppo si allunga notevolmente ed è un serpentone veramente molto bello da vedere, il gruppo dei 170 corridori che animano questo primo trofeo comune di Monte Urano. Giriamo per andare verso da Sant'Elpidio a mare per guadagnare la strada statale,
sotto con il gruppo molto impegnato e con i quattro alla comando, pilotati ancora da Zandri della Palazzago. Poi troviamo Moschetti dietro, eccolo qui il dorsale 157 della Viris, e poi il gruppo pilotato invece dalla Palazzago, che prova a ridurre il disavanzo rispetto ai quattro uomini al comando. Situazione molto fluida, ricordiamo per chi si ponesse all'ascolto in visione solo ora della nostra emittente, sono in quattro alla comando: Locatelli, Bernardini, Moschetti e Zandri, poi il gruppo dietro pilotato dalla Palazzago che prova a rinvenire sulla testa della corsa. Eccoli, quattro alla comando. Ora si sfila Bernardini e la Viris che fa l'andatura, ma il gruppo si avvicina sempre di più alla testa della corsa in questo primo trofeo comune di Monteurano. Il gruppo si sta sempre di più avvicinando ai quattro che hanno caratterizzato questa prima parte di gara: Locatelli della Viris, Bernardini ciclistica Malmantile, Moschetti della Viris e Zandri della Palazzago. Questo con il dorsale 206 sta in questo momento pedalando molto bene. Si tratta di Emanuele Favero dell'Unione Ciclistica Fausto Coppi Gazzara. Eccolo qui, inquadrato dalle nostre telecamere, il dorsale 206, che probabilmente ha provato dal gruppo a tornare sulla testa della corsa, mentre ci avviciniamo anche a completare il quinto giro. Dalla testa della corsa intanto sta soffrendo moltissimo Moschetti della Viris. Moschetti sta soffrendo, intanto viene ripreso il corridore che aveva provato l'attacco. Stiamo risalendo verso Monteurano con il gruppo alla ricerca della testa della corsa. Ora scendiamo con Moschetti, che ha avuto qualche problema. Intanto è iniziato il sesto giro da un chilometro. Vantaggio dei tre alla comando era minimo, erano rimasti Locatelli, Bernardini e Zandri. Il gruppo pronto a piombare proprio sulla testa della corsa, a otto del vice direttore di corsa. E qui siamo con il gruppo compatto tornando verso Monteurano. Gruppo compatto che va a chiudere il sesto giro. Attenzione, gruppo compatto che gira in questo istante. La corsa dunque si riapre dopo l'attacco a quattro. Il gruppo si è ricompattato. Siamo all'ultimo giro. Attenzione, suono della campana, gruppo compatto guidato da Onesti della Aran Cucine. Ultimo giro dunque per un gruppo che adesso inizia a fare sul serio. Dopo il passaggio c'è stato l'attacco da parte del numero 22 Onesti della Aran, che ha guadagnato qualche secondo rispetto al gruppo. Poi il gruppo è tornato compatto. Entriamo adesso sulla statale Falerienze con il gruppo compatto e con la situazione in questo ultimo giro ancora tutta da verificare. Vediamo corridori che si alternano al comando e con la voglia di fare bene in questo primo trofeo comune di Monteurano che c'è tutta. Vediamo, eccolo qui, Onesti della Aran a spingere sul rapporto. Aveva accumulato un vantaggio di 17 secondi, poi viene riassorbito dal gruppo Onesti della Aran nel tratto pianeggiante. Il gruppo torna compatto. Stiamo per completare questo primo trofeo comune di Monteurano con le maglie della Viris sempre in prima fila sulla testa del gruppo. Ora vediamo il gruppo molto allungato, maglie della Virtus Villa, poi quella della Viris Palazzago. Insomma, la corsa sta per entrare veramente nel vivo e sarà sicuramente la salita a fare la selezione naturale che si aspettano tutti dopo gli scatti e i controscatti. Nulla è venuto fuori, il gruppo è rimasto compatto e adesso andiamo a vivere le emozioni che andranno a caratterizzare l'ultima parte di questa manifestazione. Abbiamo attraversato la rotonda dell'Oasi, pian piano ci avviciniamo alla prima scalata, si avvantaggiano due corridori in questo momento. Attenzione, sono Caliendo, dorsale 109 della futura team Rosina, e amici della Viris Maserati. I due sull'erta, sulla penultima erta in programma, provano ad andare via. Attenzione, il gruppo dietro prova a rientrare sui due al comando. Eccoli ancora inquadrati, Caliendo della futura team Rosini e amici della Viris Maserati. Stiamo per
arrivare al momento che conta di più, il gruppo è sempre lì, ritardo 10 secondi rispetto ai due uomini al comando. 10 secondi, ora non si gira, si prosegue per attaccare poi quella che sarà l'ultima salita in programma in questa prova, in questo primo trofeo comune di Monte Urano, prova valida anche per l'assegnazione del titolo provinciale nella categoria Elite e Under 23. Gruppo allungatissimo sulla spinta di Caliendo e amici. Adesso il gruppo è molto allungato, arrivano le immagini dall'elicottero. Risaliamo adesso con la telecamera, con le maglie della futura team Rosini davanti. Abbiamo visto Zullo, poi arrivano altri corridori. Insomma, i due sono stati raggiunti, adesso la corsa entra nel vivo in quella che è l'ultima salita in programma. Vediamo Massimiliano Barbero Piantino davanti, il vincitore della passata edizione, team Cerone Rodman. Immagini dall'elicottero per il gruppo molto molto allungato, e ora si avvantaggiano tre corridori. Attenzione, vediamo una maglia della Viris, poi una maglia della futura team Rosini, eccolo Viris, vediamo Zullo, dovrebbe essere lui, questo in maglia bianca, poi vediamo la maglia della Viris, abbiamo detto, potrebbe trattarsi di Mosca. C'era anche Massimo Barbero Piantino davanti, tre uomini si avvantaggiano leggermente rispetto al gruppo in questa salita conclusiva che riporta i corridori verso Monte Urano. Si alzano sulla sella i tre al comando. Ed ecco l'attacco, lo porta il dorsale 118 Zullo della futura team Rosini. Va l'attacco, l'ex corridore lo scorso anno in forza alla triade Monturano Civitanova Cascinare, il corridore di Frosinone, il corridore Ciociaro, Antonio Zullo se ne va in solitario. Attenzione perché siamo sulle ultime rampe con Antonio Zullo che pedala molto bene, dietro si muovono Mosca e Ruznak, il moldavo, ma Zullo pedala, si volta, controlla la situazione, ancora Antonio Zullo sulla bicicletta, la sta pilotando davvero molto bene, esce da sella, prova a rilanciare la propria azione il portacolori della futura team Rosini. Ecco il gruppo alle sue spalle, ancora Zullo davanti, ci avviciniamo oramai allo scollinamento con Zullo che ha guadagnato rispetto al gruppo circa 12 secondi, 12 secondi di vantaggio per Antonio Zullo, il dorsale 118 della futura team Rosini. Eccolo impegnato in questo tornante Antonio Zullo, e dietro vediamo il gruppo, ma Zullo resiste, resiste ancora Zullo. Ci avviciniamo a Monte Urano con Zullo alla comando, nettamente alla comando, arriva Zullo, ci siamo oramai con Zullo che sembra essere imprendibile in questo momento, è davvero imprendibile. Immagini dall'alto di Monte Urano con Zullo imprendibile. Attenzione, siamo oramai all'apoteosi di questo primo trofeo comune di Monte Urano. Dietro intanto scattano Mosca e Ruznak come avevamo visto in precedenza, ed eccolo qui l'arrivo da parte di Antonio Zullo, futura team Rosini, che va a vincere in 3 ore e 6 minuti alla media di 43.226, secondo posto per Mosca, poi Ruznak, Gennaro Giustino, Francesco Romano, Bonusi, Tasca, Fedeli, Martinelli e Brovelli, i due campioni provinciali per quanto riguarda l'Elite, Gennaro Giustino dell'Unione Ciclistica Porto Sant'Elpidio, per quanto riguarda gli Under 23 Alessandro Francioni dei calzatorieri Montegranaro Marini Silvano. Davvero una bella manifestazione dunque questa di Monte Urano, Antonio Zullo, futura team Rosini, davanti a Jacopo Mosca e a Maxim Ruznak. Cogliamo l'occasione per ringraziare da parte proprio dell'organizzazione l'Hotel Tritone Porto San Giorgio e la nuova fornace di Monte Urano per l'ospitalità e accoglienza alla carovana, poi le seguenti aziende: Totò Claudio, Rock Pellami, Steak S.P.A., Fioraia Cerretani, Scatolificio Felicioni, Dami S.R.L., Società Vendita Monte Urano Gas, Società Distribuzione Monte Urano Gas, Carifermo, Conad Monte Urano, Balasciani Car, Autoservice Bicire, Bar Breakfast, Antonelli Romeo, Pizza Tiamo, Marpel, Guardolificio C3, Famiglia Bruno Trotti, Valentina Boutique, Gioielleria Cameli, CS Sport, Quota CS Sport, VPM, Risto Fantasy Monte Urano,
Check System, AGS Assicurazione Adriatica Generale e Nicolai Assicurazioni. Ricordiamo che al vincitore andrà il trofeo comune di Monteurano più la medaglia d'oro famiglia Trotti, al secondo classificato il trofeo Memorial Cesare Lattanzi offerto ditta Moretti, poi al terzo classificato il Memorial Costantino Feliscioni, al quarto il trofeo Memorial Gino Sollini, al quinto il trofeo Memorial Alberto Catalini, alla società del vincitore il trofeo Memorial Ippolito Matricardi, mentre al primo dei giovani trofeo Memorial Tommaso Valasciani più un orologio offerto dall'oreficeria Camelia. Ringraziamo inoltre anche, un ringraziamento finale va fatto a Matricardi Logistica Trasporti, alla tipografia litografia stampa digitale Lito M, Top Catering Banqueting di Gianni e Vittorio, Missouri Children's Shoes Calzature, Silenzi Designer e Sollini Accessori per Calzature. Antonio Zullo trionfa al primo trofeo Città di Monteurano, raccontaci la finale che è stato molto bello da vivere, perché te ne sei andato nel momento più importante, hai mantenuto il vantaggio e hai potuto godere di una vittoria a braccia alzate. Sì, oggi ci tenevo bene, tanto a far bene qui a Monteurano, perché l'anno scorso mi ridavo proprio nella squadra di Monteurano, ci tenevo a far bene per il compianto Cesare che l'anno scorso ci ha fatto vivere una grande stagione, e sono venuto qui per far bene, per dedicargliela, e sono contento di avercela fatta. E vorrei dedicare la vittoria a tutta la squadra, in particolare a Franco Chioccioli che ci siamo allenati tantissimo, crede tanto in me, io credo tanto in lui, alla fine la fiducia ci ha ripagata, ovviamente la mia famiglia che mi supporta in tutto e per tutto, e infine la mia ragazza che veramente senza di lei non sarei fino qui. Alla fine abbiamo visto un abbraccio con Blandino Trattianese. Sì, Blandino anche lui per me l'anno scorso è stato un punto di riferimento, così come Mauro Sandroni, infatti era venuto qui oggi a vedermi, lo saluto e lo ringrazio tantissimo anche lui, perché l'anno scorso mi ha insegnato tantissimo. Prima vittoria stagionale, la stagione è ancora lunga, cosa ti aspetti? Ma abbiamo iniziato la stagione veramente bene, potevo raccogliere qualcosa in più, comunque sono stato sempre nei primi 10 a livello nazionale, quindi sono stato contento che è arrivata, ma sarei stato contento se arrivasse prima, però sarà la prima, speriamo, di una lunga serie, dai. Mosca, secondo classificato qui al primo trofeo Città di Monteurano, alla fine hai avuto un gesto di stizza, perché? Mi dispiace, cioè un secondo posto comunque fa piacere, però quando arrivi sempre così vicino alla vittoria e non arriva mai, dispiace proprio, perché abbiamo forse aspettato un po' troppo. Zullo ha guadagnato all'inizio della salita, che sono avvantaggiati in tre, lui ha avuto ancora le gambe per resistere, dietro io e Rusnak abbiamo fatto comunque il vuoto nell'ultima volata, e è un peccato perché era proprio una giornata da sfruttare al meglio. Comunque voglio ringraziare tutti i miei compagni, perché questa mattina avevo chiesto loro di darmi una mano, perché ci tenevo particolarmente, questo è un weekend di un anniversario importante, e mi dispiace che ancora una volta non è arrivata la vittoria, però voglio dire grazie di cuore a tutta la squadra e ai miei compagni. Lo scorso anno secondi con Locatelli, quest'anno tocca a te. Questa gara diciamo che ci porta bene, ma non benissimo, perché arriviamo sempre vicini alla vittoria, ma questo dimostra che siamo comunque una grande squadra. Terzo classificato a Monteurano Maxim Rusnak, ennesimo piazzamento stagionale, cosa ti è mancato alla fine? Alla fine mancava un spunto veloce in salita che dovevo partire, insomma quella che è andata via era più forte, niente da dire, devo accontentarsi con questo terzo posto. Quest'anno stai andando molto forte, ti manca solo la vittoria. Sì, dai, sono ottenuto ottimi piazzamenti e mi manca solo la vittoria, spero che presto arriverà. Blandino Trottianesi, organizzatore dunque di questo splendido primo trofeo Città di Monteurano, 170 corridore via, un gran vincitore, un ex tuo corridore Antonio Zullo. Sei felice di come sono andate le cose? Sì, sono felicissimo, perché ha vinto un mio corridore, poi la giornata è stata molto bella, il pubblico da Milano-Sanremo, più di così che vuoi essere. Bella gara, contraddistinta da una fuga a 4, poi quando la corsa è entrata nel vivo è stata la salita conclusiva a fare la differenza. Sì, beh, qui chi vince qui vince sempre al Pordoi, noi quello lo chiamo il Pordoi, e chi ha vinto qui è passato sempre professionisti. Qui non è una gara, oggi c'era l'Europa intera qua. Infatti al terzo posto è arrivato il campione moldavo, quindi questa è una valida soddisfazione da parte tua, tanta fatica
per organizzare questa manifestazione. Sei però soddisfatissimo di come sono andate le cose? Sì, sono molto soddisfatissimo. L'amministrazione comunale, tutti insieme a me, ringrazio il maresciallo dei Carabinieri, gli sponsor che ci dà queste possibilità di fare questi tipi di manifestazioni, perché queste sono molto costose. Finora riusciamo a farle grazie a tutto Modurano, i cittadini che hanno dato il contributo. Hai ringraziato il comune, hai ringraziato i cittadini, chi altro vuoi ringraziare? Le misse, perché sono belle tutte e due. Lino Secchi, presidente regionale Federazione Ciclistica Italiana, oggi a Monturano, davvero una bellissima gara, questo primo trofeo comune di Monturano, 170 partenti, un gran vincitore come Antonio Zullo, tanta bella partecipazione per una gara che è cresciuta nell'arco degli anni. Sì, una delle belle gare delle Marche, questa veramente devo dire un grazie profondo a nome del Comitato Regionale a Blandino Trocchianesi, alla società monturanese con tutti i suoi collaboratori, ma lui è un po' il leader che è convinto su questa gara ed ha ragione ad essere entusiasta, perché tanti partenti, 169 partenti, è proprio una classica. Poi un percorso bello, tecnicamente valido, una gara che è stata interessante, battagliata, con delle fughe che poi non sono state mai lasciate andare con vantaggi incolmabili. Alla fine c'è stata battaglia per la vittoria, chiaramente ha vinto Zullo perché è un corridore quotato per questo, gli stessi gli altri piazzati. Fa piacere vedere ai piedi del podio un marchigiano della OC Porto Sant'Elpidio, e quindi questo significa che anche i nostri stanno crescendo. Che cosa dire? Io voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale, perché valorizza questa festa del patrono con questa gara ciclistica che rende questa città importante dal punto di vista nazionale, in quanto c'erano le più grosse e più importanti squadre italiane, quindi bella questa cosa. Mi auguro e spero con tutto il cuore che questa manifestazione vada avanti. Moira Canigola, sindaco di Monturano, si è concluso questo primo trofeo città di Monturano, davvero una bella manifestazione, 170 corridori al via, 26 team, un gran vincitore, insomma una bella giornata da non dimenticare. Una giornata da mettere nei cassetti dei ricordi più belli di questa città e di questa manifestazione della festa del patrono, e dobbiamo a Brando, questo organizzatore che ci tiene insomma ogni anno con il fiato sospeso per la manifestazione che ogni anno appunto organizza. Lo ringraziamo veramente molto, così come ringraziamo tutte le forze dell'ordine pubblico che hanno gestito da un punto di vista della sicurezza tutto il percorso, e ringraziamo le tantissime squadre che hanno voluto partecipare. Un appuntamento veramente importante, abbiamo iniziato bene questa serie di tornei della città di Monturano. Marco Lelli, presidente provinciale, oggi a Monturano dove si è assegnato il titolo proprio di campione provinciale per Elite Under 23 in questo bellissimo primo trofeo città di Monturano. 170 corridori al via, tanta voglia di pedalare con un gran vincitore come Antonio Zullo. Indubbiamente, poi tra l'altro era un ragazzo che correva qui gli anni passati, quindi sicuramente una persona, un atleta gradito, ma è una grande organizzazione come sempre qui a Monturano, una grossa partecipazione di pubblico, è una tradizione che si rinnova e che è un punto fisso del panorama ciclistico provinciale e regionale. Certamente la bellissima giornata di sole ha favorito il pubblico veramente folto lungo le strade, ma siamo veramente contenti anche per i ragazzi che hanno raggiunto i titoli provinciali, perché sono due ragazzi di qualità che meritavano un successo del genere. Questa manifestazione coinvolge Monturano, ma allo stesso tempo è stata un'occasione per il campionato Under 23 Elite, e quindi è un onore per Monturano ospitare una manifestazione di questo tipo. Ancora una volta un successo, la giornata positiva, sole, e quindi questo ha sicuramente favorito la competizione che si inserisce all'interno dei festeggiamenti patronali, che per questo ha un valore in più. Si conclude proprio in centro, davanti agli spettatori, e quindi questo fa ancora di più clima di festa. Blandino Trocchianesi vi ha coinvolto, voi siete stati bravi a recepire il suo messaggio e oggi la giornata di festa ancora proseguirà in nome del ciclismo, sempre ben radicato a Monturano.
Beh sì, Blandino è stato definito il sempreverde, in questo sicuramente mi ci ritrovo, in questa descrizione ha dato tutto come tutti gli anni e ancora una volta ci mette entusiasmo, orgoglio. Parlavo poco fa con qualche commerciante che questa mattina è stato già coinvolto da Blandino stesso e è stato molto entusiasta di una manifestazione come questa, dove Blandino tutte le volte cerca di stimolare la successione, il passaggio con i giovani. Anche a me tante volte mi ripete questa esigenza di dover pensare al rinnovamento, ma sicuramente con delle spalle solide come quelle di Blandino, con una storia così importante, il futuro sarà sicuramente positivo e ricco di altri successi. Complimenti a chi ha vinto questa competizione, speriamo di premiarlo con giusti trofei. Sicuramente oggi abbiamo visto una bellissima gara con i migliori dilettanti della categoria al via, una bellissima manifestazione, tanta gente sull'arrivo, è un po' anche questo lo scopo del ciclismo, aggregare dei paesi che magari possono essere meno conosciuti, che si rendono visibili grazie a queste belle manifestazioni ottimamente organizzate e veramente tanto spettacolo a Monturano. Entriamo nel vivo della stagione, cosa ti aspetti soprattutto per il nostro ciclismo? Ma il nostro ciclismo, devo dire che nonostante le difficoltà diciamo del momento, comunque sta tenendo bene, stiamo tenendo bene con tutte le categorie, stiamo lavorando bene, domani saremo a una trasferta con la categoria juniores come rappresentativa al Roero, che è una gara nazionale per juniores, speriamo di ottenere gli ottimi risultati.